Brazzani, cosa ci può anticipare di questa festa? Abbiamo costituito anni fa, su richiesta espressa della vecchia giunta di Valbondione, un consorzio a Maslana che raccoglie diversi proprietari di baite. A Maslana ci sono una cinquantina di baite divise in quattro borgate: Polli, il più grosso, Caffi, Cassura e Picinella. È una quarantina di proprietari, per cui è uscito, diciamo, una decina d'anni fa ormai, l'idea di rifare una vecchia festa tradizionale di Maslana. E ci siamo organizzati, abbiamo cominciato i primi anni, ok, la messa e poi un pranzo preparato dai soci, qualche socio del consorzio, e poi un coro alpino che cantava. E poi abbiamo migliorato pensando, ma perché il pomeriggio non inventiamo che portiamo qualche gruppo folcloristico speciale in modo tale che ci sia un pomeriggio di spettacolo nell'ambito della festa. E abbiamo cominciato il primo anno, è venuto Ghislandi, il ventriloquo famoso, diciamo. E il secondo anno l'abbiamo fatto addirittura con il Bepi, ok? Il terzo anno un gruppo bellissimo che sono gli amici di Dossena e le maschere di Dossena, che hanno fatto una commedia musicale in bergamasco. Il quarto anno abbiamo avuto i Bossico Folk, ok? E il quinto anno abbiamo trovato con Oidica e era in concomitanza con un terremoto, come si chiama in Abruzzo, abbiamo chiamato un gruppo, diciamo, canono, montano, di L'Aquila, diciamo, per cui c'è stato un bellissimo spettacolo con bergamaschi e gli aquilani insieme. E quest'anno invece siamo qui con un'ulteriore idea, con il gruppo Lampiusa di Parri, diciamo, per cui mattino, ok, cascate, ok, in concomitanza, poi la messa, poi il pranzo e poi questo spettacolo che speriamo sia gradito, diciamo, per cui invitiamo tutti a venire, ecco. Ci può ricordare l'orario e il giorno? L'orario, le cascate 11:30, la messa a mezzogiorno, località Polli, diciamo, la principale più grossa di Maslana, poi il pranzo dalle 12:30 5 in avanti, servito in corrispondenza del traliccione della funivia Enel a Maslana tra Polli e Caffi. E poi lo spettacolo nello stesso posto alle 2:30 del pomeriggio, durata circa 1 ora e mezza, diciamo che ipotizziamo che tutto finisce verso le 16, le 4 del pomeriggio. Quindi c'è anche il coinvolgimento del consorzio turistico? Sì, noi del consorzio turistico partecipiamo, collaboriamo alla festa dell'antico borgo di Maslana. Siamo molto onorati di parteciparvi e siamo disposti anche a una futura collaborazione. Maslana è proprio un piccolo paesino nel paesino, perché il nostro comune è piccolo, però abbiamo, ecco, giusto questa chicca che i valbondionesi, a cui tengono moltissimo, stanno ristrutturando tutte queste case, stanno ristrutturando tutti i muretti, adesso stanno facendo dei lavori per il servizio antincendio. Quindi ci tengono in particolar modo a Maslana, perché Maslana rappresenta le nostre radici praticamente. Siamo nati da lì.